Christmas. Ho detto. Bravo amore. Buongiorno a tutti, benvenuti in questo nuovo video, ragazzi. Quest'oggi dobbiamo fare una super sorpresa alla piccola Aurora. Mi spiego meglio. Come avete visto nel video di ieri, siamo andati in montagna, si è divertita un sacco, però siamo stati nella modalità bambino, ovvero dove c'erano i gonfiabili, dove ci sono gli slittini, eccetera eccetera. Ottimo, fino a qua tutto bene. Lei aveva tutta l'attrezzatura necessaria, sì, ma per giocare. Domenica questa andremo a sciare con la piccola Aurora, quindi lei proverà l'avventura dello sci. Non proprio scierà, però comunque magari saremo quei 300-400 metri più in alto, magari non ci sarà il sole che c'è stato ieri, e quindi ora voglio fargli un super regalo. Voglio andare a vedere una tutina da sci e comunque l'attrezzatura, gli scarponcini. Aspettate che mi metto sotto. Gli scarponcini è l'unica cosa che ha che gli vanno perfettamente. Però i guantini vorrei prendere proprio quelli adatti per chi scia, eccetera eccetera. Quindi ora cerchiamo di andare in un centro dove c'è tutta l'attrezzatura per i bambini e vediamo cosa riusciamo a trovare. Vediamo cosa riusciamo a portarle a casa, perché l'ho lasciata con la nonnina, perché deve essere una super sorpresa per lei. Dato che si è divertita un mondo, sicuramente le piacerà. Si è andata per le buone. Stavo per salire in macchina e mi giunge una vocina. Vuoi un passaggio? Vuoi che vieni di guido io? Sì, va bene, grazie. Pur di non guidare, ultimamente non so cosa farei. Più che altro ho fatto tanti tanti di quei chilometri con la mia macchinetta, che in 4 anni ho fatto 112.000 chilometri. Penso di averne fatti abbastanza. Quindi comunque abbiamo anche il passaggio fino nel primo negozio. Primo negozio, direi di andare a vedere la Decathlon, che penso sia uno dei negozi più sportivi che conosco, se non il più sportivo. Siamo giunti a destinazione, abbiamo la Decathlon sopra di noi. Bene, allora io sono fiducioso nel trovare tutto quello che voglio. Il problema è che è il primo lunedì dell'anno ufficialmente, perché lo scorso era festa, e quindi spero che sia arrivato già tutto quello che hanno venduto, perché altrimenti sennò siamo fregati. Quindi ora entriamo e andiamo direttamente nella zona sci. Si vede lontanissimo. Vedo il cappello vicinissimo. Allora, vedo il cartello là vicinissimo, quello con scritto 6,90 euro. Però non magari ce l'ho io, non riesco a focalizzare. Bene, andiamo avanti che è meglio. Ah, qua abbiamo tutti gli sci. 159, 219, 279. Diciamo che arriviamo fino a 600 euro. Vado, sono pesantissimi però, Davvero pesanti. Belli però. Personalmente però, questo fine settimana opterò per lo snowboard. Sono curioso di vedere quanto costa uno snowboard adesso, perché non ho la minima idea di quanto possa costare. Questo è bello però, ragazzi. Questo è veramente bello. Calamitoso. Bellissimo. 129 euro. Carino. Questo è bellissimo però. Mannaggia. Questo è davvero bello. Mi piace. Adoro rosa. Questo sarebbe il top. Però non lo compriamo perché a malapena sappiamo andarci. Anzi, stavo proprio pensando. Io in realtà sono andato solo una volta in tutta la mia vita con lo snowboard. Quindi sarà la seconda volta. Penso che ne vedremo davvero delle belle. Siamo nella zona bambino e non c'è praticamente la mazza. L'unica tuta che si può avvicinare da Aurora è questa, che era qua. Non so il prezzo, non so niente, però età 24 mesi, 3 anni, quindi 2-3 anni da 82 a 95 centimetri. Sni, dovremmo esserci. Il problema è che volevo avere magari qualche scelta in più, però non ci sta veramente niente. Queste qua, parliamo di queste. Fa 4 anni e già 98-104 centimetri. Dovrei capire quanto veste Aurora nel dettaglio. Dettaglio, dettaglio. Perché i vestiti, se anche glieli prendiamo un pochino più grandi di solito, sappiamo che dopo gli vanno bene. La tuta, se la prendi più grande e non gli va bene, sappiamo che il prossimo anno non va bene per niente.
Quindi è un problema, è un problema. Ci diamo un giretto totale e guardiamo. Allora, sappiamo che scarponcini già ce li ha. Ce li ha quelli rosa che avete visto nel video. Tuta termica, anche questo, bella, sarebbe super utile. Il problema è che, come vedete, taglia minima 4 anni. Cioè, Aurora, capisco che è alta, che è grande, però non ha una gambetta così lunga. Cioè, amore, devo... guardiamo, ci diamo un'occhiata e poi comunque semmai cambiamo negozio. Perché c'è anche Cisalfa Sport qua accanto. Comunque, obiettivo primario, devo prendergli i guanti. Quello è un'urgenza, quelli proprio da montagna, così può giocare con la neve. Perché con gli altri ieri forse aveva freddo ogni tanto, infatti li cambiavamo, che avevamo due tipi. E riguardo la tuta, fanno schifo ragazzi, devo vedere anche online penso. Però intanto andiamo a cercare i guanti. Non ce la faccio più. Sarebbe bello però. Questo è carino. È troppo piccolo però. Oh, cambia così. Oh! No, questo è durissimo. No. Ma questo neanche non si sposta. Questo neanche non si sposta. Oh, mi sono incaccato il polso, penso. Cosa cambia, scusami? Questo ammortizza il colpo. Questo no. Si fa malissimo sta roba. Allora. Bello, 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 mi ho fatto malissimo le mani, basta. Basta. Non sai perché mi alleno. Sono forte in pensiero. Tornando a noi, ho chiesto a quelli che lavorano qua la Decathlon se avevano qualcosa tipo guanti eccetera eccetera. Erano tutto solo ed esclusivamente ordinabile online, quindi ce l'abbiamo nei denti. Però ora, prima di andare via e lasciare questo super negozio che ha tante cose da vestire per l'inverno, per lo sci, andiamo a sentire quanto costa noleggiare giornalmente uno snowboard, gli sci eccetera eccetera. Perché si dice, sicuramente ci costerà meno che noleggiarli su in montagna. Su in montagna non ho la minima idea di quanto possano costare. Però ci informeremo. Però intanto sentiamo quanto costa qua. Però andiamo a vedere. Non pensavo costassero così poco. Allora, gli sci per un giorno 10 euro. Con gli scarponi, sci turismo che sono quelli classici, 10 euro. Con gli scarponi 7 euro. Quindi 17. Invece lo snowboard per adulto 15 euro più gli scarponi 7 euro. Con 22 euro si ha tutto. Cioè con 22 euro ho sia lo snowboard che gli scarponi. Dubito che in montagna con 22 euro hai sia snowboard che scarponi. Poi io avendo la bagagliera da morto, diciamola così, carico tutto sopra e sono a posto. Molto meglio secondo me. Ci sta, ci sta. I prezzi sono davvero carini, interessanti. Ora chiedo e sento quanto mi verrebbero, cioè quanto prima bisogna noleggiare il tutto. Vediamo cosa mi dicono. Ho chiesto informazioni, sono stati gentilissimi, ho parlato con una ragazza, è stata gentilissima. Allora, la cosa bella è che puoi si noleggia tutto online, ok? Puoi venirli a ritirare mezza giornata prima e lasciarli la mattina dopo. Esempio, noi andiamo via domenica, posso venirli a ritirare sabato pomeriggio e riportarli lunedì mattina, in modo da non fregarmi niente della giornata di domenica. Se voglio partire alle 6 della mattina, non devo aspettare che apra il negozio Decathlon. Tutto online e hanno abbastanza disponibilità di taglie. Questo è il top. Quindi ora torniamo a casa e facciamo con Aurora presente un ordine online per la montagna. I guanti per bambini con fodere in peluche elastici possono mantenere le mani del bambino al caldo. Allora ragazzi, ho trovato questi guantini a 10,99 euro. Una mazza, sono blu, è l'unica pecca, però sono quelli perfetti. Sono, cioè, resistono all'acqua come vedete. Hanno la chiusura che è favolosa, perché puoi gestirti la chiusura da te. Peccato che non ci siano di questo colore, sarebbero stati stupendi altrimenti. 10,99 sono adatti per sci, ciclismo e snowboard da 4 a 6 anni. Il problema
è questo. Altrimenti, ragazzi, da 2 a 5 anni, come vedete qua, ci sarebbero questi. Anche rosa. Il problema è che comunque fanno abbastanza schifo esteticamente. Però poco importa. Secondo me penso siano quelli corretti. Sono incerto, però penso che acquisterò quest'ultimi che vi ho appena detto. Perché acquisterò questi? Perché comunque penso che andremo solo questa volta in montagna. Poi tenendo conto che ormai siamo... No, questo fine settimana saremo il 15, 16, 17, ok, non mi ricordo il numero. E tenendo conto che la settimana dopo siamo già a febbraio praticamente. E poi quando mai vai a marzo in montagna? No. Andremo una, massimo altre due volte in montagna. Non è che ci andiamo sempre, anzi non ci andiamo mai di solito, quindi quest'anno è già un record. Penso che per un anno, anzi per una volta sola, vadano benissimo questi. Quelli della Decathlon... C'erano, potevi ordinarli, però non avevi la sicurezza. Potevano arrivare sabato mattina, come no. Il problema, se non mi arrivano sabato mattina, io dove li trovo? Quindi penso di prendere questi da Amazon, che sono veramente brutti, a me non piacciono. E spero gli vadano bene, da 2 a 5 anni. Gli altri erano decisamente più carini, però è difficile trovare l'età 2, 3, 2, 4, 2, 5 anni su Amazon. Riguardo la tuta vi aggiorno nei prossimi giorni, ragazzi. Intanto iscrivetevi al canale per non perdere nessun appuntamento giornaliero alle ore 14.30. È più un parto nel preparare il tutto che nell'andar là e divertirsi. Però so che alla fine sarà valsa la pena. Io con il mio inseparabile compagno di avventure d'Aurora vi salutiamo. Qui da Mike! Aurora! È tutto, ci vediamo in un prossimo video! Everyone else, but maybe here we go again. Oh, oh, it's probably gonna sound wrong. I promise you will have to say that I need you in me now. 'Cause you've got that one last time. Mi dispiace. Guarda, guarda.